È arrivato puntuale per incontrare una delle strutture più all'avanguardia, in prima linea nella guerra alla sofferenza, il Don Orione. Qui vi è un reparto con i malati in stato vegetativo. Alcuni si sono risvegliati e stanno pian piano tornando alla normalità. Persone curate grazie ai fondi regionali, fondi ora a rischio per la manovra del governo approvata al Senato. Siamo preoccupati molto perché mi pare che nella manovra non ci sia un'adeguata attenzione a questo tema. Ad esempio, uno degli oggetti cui mi occupo, che è la famiglia, è totalmente scomparsa dalle preoccupazioni governative, quindi questo ci preoccupa molto. Incontri commoventi, quelli della delegazione che accompagna l'assessore Boscagli. Si parla soprattutto delle prospettive di queste persone. Volevo essere qui per testimoniare l'attenzione che la Regione Lombardia sta dando a questi casi di stati vegetativi, che sono all'incirca quasi 500 in Regione Lombardia, almeno quello che risulta a noi, e per i quali abbiamo assunto totalmente la spesa del ricovero. Direi che il senso della visita di oggi è intanto vedere le problematiche che ancora sono aperte, dare un riconoscimento agli operatori che si occupano di questa frontiera così delicata. Noi consideriamo questa una disabilità gravissima. Noi siamo molto attenti per cercare di venire incontro a queste situazioni che, tra l'altro, per le famiglie sono molto molto pesanti. Persone che possono ancora dire molto, come sottolinea il direttore del Don Orione. Ci danno un grande messaggio di vita e di vitalità. Il reparto degli stati vegetativi, forse il più vivace, può sembrare un'assurdità, qui al Don Orione. Vivace nel personale, vivace nei familiari, vivace negli ammalati e nei pazienti stessi, i quali reagiscono a tanti stimoli e ci dicono che è possibile continuare a vivere in modo diverso dal nostro, ma comunque sempre un modo di vivere.